Ciao a tutti, benvenuti al quindicesimo incontro di Pagina Piegata Arte. Anche oggi siamo nell'arte povera, quindi la seconda parte dedicata all'arte povera. Ricordo a tutti che è un movimento d'arte contemporanea tipicamente italiano per il 90% ed è relativo al periodo metà anni 60 in avanti, fino a oggi e anche oltre. Vi ricordo che gli anni 60 sono un ingorgo di espressioni, come vi ho già detto, opinioni, atteggiamenti, si forma un'esigenza comune negli artisti, coordinati dal critico germano Celant, teorico del movimento, che darà poi lui il nome di arte povera. Torino invece è il luogo catalizzante, questa città piemontese dove tutti pensano solo alla Fiat, mentre negli anni 60 nascevano due correnti principali a Torino. Ricordo ancora l'arte programmata o optical art e l'arte povera, due cose molto differenti, di cui la op arte ve ne parlerò più avanti. Quindi Torino è la città catalizzante di questo sentire dell'arte povera. La presenza di un nutrito gruppo di artisti che partono tutti da due dati essenziali: la ripresa della natura, in quanto matrice di ogni esperienza vissuta, e il confronto serrato con forti movimenti artistici stranieri. La maggior parte di loro non aveva una formazione accademica. Attenzione, questo è importante anche. Probabilmente anche la formazione accademica dà dei mezzi espressivi, te li dà, ti dà delle competenze, ma probabilmente può anche essere un limite, cioè ti impedisce di andare di là della soglia, verso lo spazio buio. Oggi vi parlerò di Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Luciano Fabbro, Michelangelo Pistoletto e Pino Pascali. Due sono le opere che possono, a mio avviso, essere ritenute simbolo dell'arte povera, per notorietà, non per valore. La prima è La Venere degli stracci del 1967 ad opera di Michelangelo Pistoletto, artista venuto al mondo nel 1933. La Venere di Stracci è una statua di Venere classica, nuda naturalmente, è rivolta verso il cumulo di stracci a forma di iglù, che impediscono agli osservatori di vederne la parte anteriore. Quindi l'osservatore vede solo la schiena e le natiche. Molte sono state le interpretazioni di questa installazione. Venere è il simbolo della bellezza e di fertilità. Pistoletto utilizzò la figura di Venere per richiamare la tradizione classica dell'arte italiana. Inoltre, l'accostamento al cumulo di stracci usati rappresenta una interpretazione ironica dell'icona classica di bellezza. L'artista ha messo a confronto l'idea classica e ordinata di bellezza con il cumulo scomposto di abiti dismessi. La sua intenzione fu quella di interpretare concetti contrapposti attraverso accostamenti di oggetti ormai in disuso. Un'altra interpretazione, che non so se è solo mia, beh, io l'ho pensata come mia, probabilmente qualcun altro sicuramente, personalmente ne leggo un divenire di come una persona posta a coprire la sua essenza, la sua nudità, con continui abiti non suoi, usati per essere presente e accettata. Michelangelo Pistoletto è considerato uno dei protagonisti dell'arte povera. Con i suoi lavori, con gli stracci, materiale utilizzato inizialmente da Pistoletto per pulire dei quadri specchianti, e qui un inciso. Questi quadri specchianti sono quelli che poi gli hanno fatto raggiungere il riconoscimento e il successo internazionale. Erano lastre di acciaio riflettente, dove Pistoletto aveva incollato a figura intera delle persone che guardavano oltre il quadro, oltre la parete specchiante. Il fruitore, che possiamo essere io e voi, guardavamo l'opera e ci vedevamo riflessi in dialogo con chi era incollato di schiena e guardava di là. Quindi tutti e due, noi guardavamo noi stessi, che stavamo guardando la persona che guardava di là. Questo straniamento di posizione
ha creato un po' il successo del fare di Pistoletto, non solo questo, ma tante cose. Non meno importante è poi il suo ruolo di catalizzatore, svolto fin dai primi anni 60, catalizzatore del gruppo di artisti torinesi e fece anche da ponte fra questi e gli artisti romani, dando vita all'arte povera, insieme naturalmente, soprattutto per Germano Celant, che ha visto la situazione. Quindi, principalmente il luogo era Torino, sicuramente, e Roma, successivamente. Inoltre, nel 2003, Pistoletto scrive il manifesto del Terzo Paradiso. E qui vi faccio vedere, eccolo qua, il libro del Terzo Paradiso. Edito a Marsilio. Testo interessante, che rende proprio anche l'idea non solo di questa installazione che ha fatto Pistoletto, ma di tutto il fare di Michelangelo Pistoletto. Cos'è il Terzo Paradiso? È un simbolo disegnato dall'artista, costituito da una riconfigurazione del segno matematico dell'infinito. Quindi, tra i due cerchi contigui, assunti a significato dei due poli opposti di natura e artificio, Pistoletto ne inserisce un terzo. Il terzo cerchio centrale, più grande, rappresenta una sorta di grembo generativo di una nuova umanità. È sociologia, filosofia, se vogliamo. È un ideale superamento del conflitto distruttivo in cui natura e artificio si ritrovano nell'attuale società. Pensiamo solo a Taranto, l'isola di Taranto. Abbiamo economia e salute. Il terzo paradiso potrebbe essere il dialogo tra le due cose, il cerchio centrale. C'è una realizzazione del Terzo Paradiso bellissima, dove si può anche a volte entrare, è presente ad Artesella. Chi è basica dalle mie parti, di Bassano del Grappa, Valsugana, Trentino, Artesella è un luogo, una sorta di museo a cielo aperto di land art ed è a Borgo Valsugana in provincia di Trento. Ve ne consiglio vivamente una visita. La seconda opera rappresentativa, a mio avviso, dell'arte povera come si dice, è opera di Giovanni Anselmo, nato nel 1934. L'opera ha il titolo Scultura, è una sorta di icona proprio dell'arte povera, ne evidenzia le caratteristiche di questo movimento. È stata fatta nel 1968 e composta da due pietre che mangiano. Mangiano, ovvero schiacciano una lattuga fra le due pietre, legate da un filo di rame. Anche qui, filo di rame è energia, quindi chiude, stringe questa lattuga. L'opera ha un aspetto momentaneo perché la verdura è soggetta al deperimento e senza lo spessore della lattuga le due pietre che compongono la scultura cadrebbero. Pertanto è un'opera che ha bisogno di continua assistenza, in quanto va alimentata quasi quotidianamente, sostituendo la lattuga. Evidente il valore del tempo effimero della verdura e il tempo eterno della pietra, unite dal rame che è l'energia. Simbiosi, dialogo, dipendenza ed esistenza tra i due elementi eterogenei. Le opere di Giovanni Anselmo hanno sempre come componenti questi fattori, energia e tempo, evidenti anche nelle opere Torsione. Altro artista interessante, poliedrico e aderente al fare poverista, Alighiero Boetti. Nato nel 1940 e andato in paradiso nel 1994. Una forte componente concettuale in Boetti è il tempo. Il suo scorrere è affascinante, è ineluttabile. È forse il tema unificante della pluralità tipologica e iconografica delle sue opere. Tra le sue opere più celebri, tipica proprio dell'arte povera, sono La lampada annuale che si accende per alcuni secondi una volta all'anno. Espressione non dell'avvenimento, ma dell'idea dell'avvenimento. Poi c'è un'altra installazione interessante, Io che prendo il sole a Torino, di cui vi faccio vedere l'illustrazione che è qua.
Mai. Allora, è composta da pallottoline di terracotta. Manipolate con la mano si fa una pallina e si forma la persona che prende il sole, appunto, a pavimento. Il sole cucina gli elementi fino a forse a distruggerli. Quindi il tempo. Mi viene in mente una frase in ambito religioso: terra eri e terra tornerai, una roba del genere. Realizzata nel 1969. Il libro comunque tratta del minimalismo, dell'arte povera e dell'arte concettuale di Francesco Poli, noto critico d'arte. Boetti poi ha realizzato delle cose interessanti. Le famose per gli addetti ai lavori, insomma, sono cartine geografiche, planisferi, dove sono il territorio di ogni nazione è occupato non dal nome, ma dalla sua bandiera. Quindi avremo una bandiera sulla Russia, tutto rosso, ben visibile, mentre il Principato di Monaco chiaramente avrà minuscolissima. Questo anche per dire il variare del tempo da parte della geografia politica. Ci sono stati che rimpiccioliscono, si dividono, altri si uniscono. È un continuo divenire. Questi arazzi, poi a forma di questi planisferi, erano realizzati in tecnica dell'arazzo, venivano realizzati in Afghanistan, pensate un po' dove si fanno tappeti. In seguito realizzerà Boretti delle cose interessanti, delle opere fatte di quadrati con lettere e numeri in vari colori, spesso complementari fra di loro. Questo tipo di opera è stata anche ripresa, come si può dire, spesso nelle scuole materne, nelle palestre, proprio come attività ludica anche, trasformati in tappeti, in spugna, c'è l'incastro tra un quadrato e l'altro e tra una lettera o un numero. Non so se qualcuno ha presente. Comunque, se vedete l'illustrazione, capirete. I titoli poi di queste opere qui erano anche interessanti. Il progressivo svanire della consuetudine, oppure dall'oggi al domani, o ancora creare e ricreare. Altro artista interessante dell'arte povera è Pino Pascali, nato nel 1935 e morto nel 1968. Quindi 33 anni di vita. Non è morto come Manzoni o Klein di infarto, bensì purtroppo è morto di incidente motociclistico. Pascal interagisce con la dimensione ludica dell'arte, un ciclo di opere dedicato alle armi, veri e propri giocattoli realizzati con materiali di recupero, cartone, metalli, corde, paglia e via dicendo. Quindi molti suoi lavori ripropongono le icone e i feticci della cultura di massa, facendole diventare giocattoli o ambientazioni. E nelle ambientazioni lui è arrivato a ricostruire anche la natura. Nel 1967 ha proposto le pozzanghere dentro delle vasche, faceva riflettere sulla natura dell'acqua, sul suo scopo, sul suo utilizzo e sulla sua, speriamo, eternità. Ultimo artista non per importanza oggi è Luciano Fabbro. È importante il suo fare artistico. Nato nel 1936 e morto nel 2007. Fabbro riflette sul concetto di forma, proponendo l'Italia capovolta in diversi colori. Fabbro, in questo modo, crea contrasto, disabitudine, interrogativo, curiosità, riflessione. L'oggetto nella sua forma condivisa è accettato nella misura in cui è proposto abitualmente. L'artista riesce a produrre energia mentale creando contrasto, squilibrio e inconsuetudine. Tutti noi siamo abituati ad osservare oggetti con una forma stabile e condivisa. L'idea di ritorno come riconoscimento nella forma, ciò che gli dà un senso, è il modo di esporla, di darle una posizione. Il senso della forma in sé
cambia nel modo di presentarla. La forma è sempre il risultato dell'azione e dell'atto. E qui faccio un ritorno ai primi anni del Novecento, mi sembra 1917, con l'opera Fontana di Duchamp. Ricordate, qualcuno l'ha vista forse, l'urinatoio? Quindi, spostato dal suo contesto e scopo per cui era lì, veniva ripresentato su un piedistallo in una posizione diversa. Quindi ci creava disabitudine, contrasto e riflessione. Guardavamo la forma, non l'uso per cui era stata creata. Duchamp ha aperto non una porta, un portone sull'arte contemporanea, dove tutti gli artisti si sono tuffati dentro, cioè ha liberato un modo di fare arte. Bene, chiudiamo questo quindicesimo incontro con la seconda parte dell'arte povera, per poi proporvi il prossimo con la terza parte e ultima, con gli artisti Cunellis, Janis Cunellis, Mario Merz, Giuseppe Penone, Gilberto Zorio, Stefano Rienti e due artisti relativamente di arte povera, il sottoscritto Claudio Brunello e l'amico Aurelio Fort. Alla prossima! Ciao a tutti!